Che si chiamasse Vittorino e di cognome facesse D'Amico, forse i più non lo sapevano. Eppure è stato senz'altro uno dei valtellinesi più conosciuti anche fuori dalla valle. Era, con l'articolo davanti alla Lombarda, il Totò, una colonna della buona cucina con il suo ristorante omonimo chiuso ormai dal 2022 che affacciava sulla via centrale di Chiesa in Valmalenco. Totò è mancato ieri a 86 anni nella casa di riposo di Sondrio, dove era ospite da 3 anni, e appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi sui social, sono stati non centinaia ma migliaia i messaggi di cordoglio. Del resto lui, Totò, il Malenco d'Abruzzo, aveva davvero un giro sterminato di conoscenze, vuoi per le attività, non uno ma 3 ristoranti a Chiesa dagli anni 60 in poi, più la parentesi a Poggio Ridenti con le macine di Totò nello stabile che ospitava anche la discoteca più in voga negli anni 80, il Tempio, vuoi per il modo di fare e per quel far sentire tutti ospiti graditi a casa sua. Nei periodi di alta stagione, estate o inverno che fosse, i tavoli nel suo ristorante si riempivano e si svuotavano anche per 3 volte nella stessa sera, per accontentare così sia chi cenava presto, sia chi aveva voglia di una pizza magari prima di andare a ballare. Totò era nato a Quadri, in Abruzzo, arrivò in Valtellina per fare il militare e qui conobbe Franca, la donna che poi divenne sua moglie e braccio destro nelle attività a cui diede vita negli anni, e madre di Roberto, Toti, per distinguerlo dal padre, che dopo la chiusura del ristorante di Via Roma prosegue da figlio d'arte qual è con il suo nuovo locale di San Giuseppe. Interista sfegatato, Totò fu anche presidente dell'Interclub Valmalenco e leggendarie erano le serate della domenica da lui al ristorante a base di pasta asciutta e partita. Andare a mangiare dal Totò significava mangiare ottima carne, ma anche specialità abruzzesi che una volta all'anno venivano portate in valle da una spedizione malenca che si spostava in trasferta proprio a quello scopo. Il ristorante, aperto anche a pranzo, ospitava anche parecchi lavoratori e per loro c'era il tavolo dell'amicizia, un unico lungo tavolo dove tanti impiegati, per lo più da soli, potevano scambiare 2 chiacchiere con i propri vicini. A capotavola, naturalmente, il Totò in cardigan e cravatta a pontificare. Lo stesso Totò che accoglieva all'ingresso del suo locale, che girava per i tavoli a salutare VIP, davvero tanti, autorità e semplici amici che lo andavano a trovare sapendo che da lui anche una serata normale si sarebbe trasformata in speciale, perché a casa di un amico non poteva che essere così.